era come Tiziana, per entrambi, e beh, ha vinto ruoli, quindi se volentieri la parola. Sì, allora, parlo un po' a nome anche ovviamente della professor Magnin che non c'è, e per quanto riguarda diciamo, le procedure che sono state per quanto riguarda il multidisciplinare a cui parliamo, quindi che si chiama, con cui partecipiamo in tutte le situazioni, ci ha permesso di seguire anche il cambiamento di queste strutture, non queste strutture ospedaliere, ma diciamo l'aggiornamento, soprattutto anche in ambito chirurgico e in ambito oncologico, di quello che si fa in questa struttura ospedaliera. Per cui abbiamo anche la possibilità di vedere, di aggiornarci, di seguire gli scatti, non solo dal punto di vista scientifico radiologico, ma anche di essere up to date dal punto di vista di come aiutare e come seguire ad esempio i chirurghi in questi interventi che sono stati introdotti in ambito gastroenterico e anche in ambito ematofilico pancreatico. Anche con gli oncologi siamo sempre presenti, questo ci ha permesso inoltre di prendere i pazienti, presentare sui pazienti, vedere e fare consulenze per quanto riguarda gli esami esterni, poterli seguire durante l'intervento, durante le procedure, durante eventuali complicanze, come dicevi, fanno parte anche di tutta la vita, e poi seguire nel tempo. Inoltre effettuiamo anche una serie di procedure per noi, per me che sono ecografista, di ecografia interventistica. Penso che facciamo più di 800 biopsie all'anno, quindi questo ci ha permesso di avere una certa esperienza e anche facciamo delle procedure termoablative e questo da parecchi anni. Ultimamente peraltro abbiamo introdotto la possibilità di lavorare insieme ai chirurghi in camera operatoria, ne facevamo qualcuno anche prima, ma adesso vengono implementate queste procedure intraoperatorie assieme ai chirurghi, anche perché abbiamo visto che la procedura intraoperatoria, se essa fatta con radiofrequenza, ancora di più con aghi di termoablazione mediante microonde, aiuta, lavorando in sinergia con il chirurgo che segue ovviamente per via, passiamo per via la parotomica o la paroscopica, le procedure, aiuta a trattare le lesioni che sono interne, quando facciamo il fegato, a trattare le lesioni che sono interne al fegato e questo permette di raggiungere queste lesioni che sono interne, avere meno complicanze. Complicanze ci possono essere ovviamente, ma avere un maggiore risparmio di tessuto epatico rispetto magari a una chirurgia, a una segmentectomia che deve raggiungere una lesione ovviamente interna al fegato, e abbiamo iniziato questo lavoro che portiamo avanti con entusiasmo e abbiamo già fatto diversi pazienti, trattiamo prevalentemente ultimamente numerose lesioni secondarie del colon, ovviamente oltre anche alle lesioni primitive che già facevamo per via percutanea prevalentemente, e questo è uno stimolo per la crescita di questo ospedale e vorremmo proseguire su questo indirizzo. Va bene.